Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Ciodiano Calzature, vieni a trovarci nelle sedi di Roccella e Siderno. Simply Monasterace, un supermercato vicino a casa per la spesa di ogni giorno. Un reparto gastronomia super assortito con salumi e formaggi tipici locali. Nuovo reparto ortofrutta e baguette calde per tutto il giorno. Tra le offerte del periodo trovi... simpatia al tuo servizio. All'esterno ampio parcheggio riservato. Simply Monasterace, via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita. Grandi Magazzini Europa 2000 della famiglia Bonfà. Da più di 50 anni si occupa di arredamento, prodotti per la casa, materiale elettrico, lampadari ed elettrodomestici con il grande marchio Expert. Nella struttura di oltre 3.000 metri quadri, un unico grande negozio, Casa Chic, dove puoi trovare le migliori aziende di arredamento, ovviamente sempre tutto garantito dal nostro slogan, qualità al miglior prezzo. L'esperienza maturata nel corso di due generazioni di mobilieri ha permesso di sviluppare un'elevata professionalità, oltre mezzo secolo di esperienza al servizio del cliente. Da noi puoi trovare un'ampia scelta per ogni soluzione, in stile o in design, il tutto ai prezzi più convenienti per il cliente. Bonfà significa la qualità al miglior prezzo. Grandi Magazzini Europa 2000 a Bianco. Arredamento completo, consistente in cucina completa, parete attrezzata, camera matrimoniale completa, divano a tre posti, al prezzo di 2.990 euro. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole. Gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Panino con Angus di prima scelta, Lilla 19. Grigliate miste, Lilla 19. Tagliate di carne, Lilla 19. Queste e tante altre specialità le troverai alla braceria paninoteca Lilla 19. Vasta scelta di panini e carne di primo taglio. Vieni ad assaggiare anche la nostra birra artigianale. Lilla 19, ci trovi a Locri in via Giuseppe Garibaldi numero 161. Lilla 19, il massimo del piacere con il massimo del gusto. Sbocciano gli sconti dal 3 al 30 aprile a Gioiosa Ionica al vivaio La Rosa Giuseppe, azienda che con la sua tradizione tramandata dal 2008 oggi è leader nel vivaismo, situata nel cuore della Vallata del Torbido a Gioiosa Ionica, all'uscita dalla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. Propone una serie di piante ornamentali da esterno, piante da frutto e piante di ulivo secolari. Il vivaio La Rosa poi ti accompagna nel post vendita con i suoi servizi, impianti di irrigazione automatizzati, manutenzione del verde, progettazione e realizzazione di giardini e terrazze, noleggio piante per eventi. Vieni a visitarci dal 3 al 30 aprile. Fiori e piante, è in festa con favolosi sconti. La Rosa Giuseppe, il verde, la nostra passione.
Lavorata a Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Adesso puoi portare Telemia sempre con te, con la nuova app. Scarica da Play Store e App Store e con un semplice clic entrerai nel mondo di Telemia. Con il nostro live streaming, tutti i programmi on demand e le ultime news ovunque vorrai. Scarica l'app, Telemia è sempre con te. Mercoledì 20 marzo, ben ritrovati a tutti in diretta, rassegna stampa di Telemia, la nostra edicola digitale con tutti i fatti del giorno. Oggi abbiamo a disposizione tutti i quotidiani, la Gazzetta del Sud, il Quotidiano del Sud, il nostro portale www.telemia.it per fare il punto di quelli che sono naturalmente le notizie più importanti della giornata. Come al solito, grande spazio ai temi della cronaca, ma soprattutto non mancheranno le notizie che riguardano la politica e il nostro territorio, in coda anche lo sport. Andiamo con ordine, tempo di prime pagine, come al solito anticipiamo l'apertura di Gazzetta del Sud. Reggio Calabria, operazione verità sui conti, il sindaco a Roma per evitare il dissesto, mostrerò le carte, ho ridotto il debito del comune, dice Giuseppe Falcomatà. La tensione resta alta, ieri il tavolo con i rappresentanti delle imprese. Tre notizie in alto sono titoli sottotestata, la prima riguarda la tassa sui rifiuti a Reggio, scoperti 1261 evasori totali, vedete qui le montagne di rifiuti ad Arghillà di Reggio Calabria. E ancora assistenza ai disabili, la COSL licenzia 17 lavoratori, qui la protesta davanti alla sede dell'ASP, analizzeremo, approfondiremo questa notizia tra poco a pagina 22. Sempre a Reggio Calabria, per la giudiziaria il pentito Maurizio Avola ricostruisce le sinergie criminali sull'asse Catania Reggio Gioia Tauro, il patto Cosa Nostra 'Ndrangheta. E poi la fotonotizia di centropagina, 'Ndrina Libri, la DDA chiede 12 condanne, domina la giudiziaria oggi sia in prima pagina che all'interno. A Reggio processo Teorema, Roccaforte con rito abbreviato. E poi ci sono le notizie di spalla, gli occhielli di Reggio e provincia, ad iniziare dalla piana di Gioia Tauro, Trunfio e la rapina da 500.000 euro che scatenò i clan a caccia del bottino. Il pentito del clan Piromanli ricostruisce la vicenda della rapina in un'abitazione che sollecitò gli appetiti dell''ndrangheta, gli autori costretti tra l'altro a restituire la somma. A Siderno si parla di Casa della Salute nell'ex ospedale, collaudo previsto nel dicembre del 2021 e quanto garantisce un cronoprogramma trasmesso dall'ASP di Reggio Calabria alla Regione. I 49 migranti a Lampedusa, aperta un'inchiesta, oggi il voto al Senato sul vice premier Salvini per la vicenda Diciotti. Lasciamo Gazzetta del Sud direttamente al Quotidiano del Sud. Si parla di ambiente in apertura, brutto tempo per l'agricoltura. Pesche in anticipo e cereali in ritardo, gli agronomi occorrerà adattarsi. L'impatto dei cambiamenti climatici su un settore importante per la Calabria. Nel weekend seminari e incontri intanto a Cosenza. E poi c'è la politica a dominare, Partito Democratico, Magorno, Oliverio non va, facciamo una nuova lista, dice l'ex segretario regionale del PD. C'è un'intervista con Magorno realizzata da Massimo Clausi a pagina 6. Catanzaro, sesso online a 12 anni, la ragazzina adescata conferma. E poi si parla di sistema idrico, comuni morosi in Calabria, la Sorical rischia il fallimento, qui Luigi Incarnato. Reggio, bollette non pagate, telefoni staccati invece alle scuole. Poi come ogni mercoledì spazio al diario della memoria, oggi è il ricordo di Giovanni Grimaldi, il commerciante ucciso a Taurianova nel maggio del 1991.
Politici evasori, rumore per nulla. Reggio Comune, i numeri del piano di contrasto all'evasione tributaria. Bocche cuscite in queste ore sui nomi, ecco i numeri: 1.261 cittadini per 4.983.000 euro. E ancora all'interno l'intervista con Ballantini e il suo amore per Dalla, e poi il libro, il detective che spiò Maradona. Il detective che spiò Maradona, all'interno sempre del quotidiano del Sud, edizione di Reggio Calabria. Andiamo direttamente ad occuparci adesso del nostro portale www.telemia.it. Vedete la cronaca in apertura: colpi di pistola in casa a Catanzaro, medico si toglie la vita. E poi in bacheca: migranti sbarcati, Salvini, imbarcazione sequestrata, chi sbaglia paga, dice il ministro degli interni. In fiamme su auto articolato con vetture a bordo sulla 2 nel catanzarese, un colpo di pistola in casa a Catanzaro, medico si toglie la vita. Poi c'è la controcopertina: nella Locride troppo immobilismo, il Corsecom decide di rivolgersi direttamente al governo centrale. Per quanto riguarda gli altri fatti della giornata riportati dal nostro portale, turismo Messina, ogni martedì imbarco su Bellissima, il nuovo gioiello di MSC, vedete la nave crociera in questa foto. E ancora in fiamme su auto articolato con vetture a bordo sulla 2 nel Catanzarese, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme con supporto di autobotte sono state impegnate per diverse ore sull'autostrada 2 per spegnere il rogo di auto articolato e macchine. Colpo di pistola, diciamo, in casa a Catanzaro, un colpo di pistola udito nel silenzio e poi sirene di ambulanze e polizie di Stato, è accaduto a Catanzaro dopo un uomo che è deceduto a caso ad un colpo d'arma da fuoco. Per quanto riguarda la politica regione, l'affondo di Sposato sugli enti strumentali, non ci siamo, dice Sposato. E poi nel PD scoppia il caso Magorno, lo dicevamo prima, gli oliveriani chiedono la cacciata dell'ex segretario. Abbiamo così completato con il nostro portale www.telemia.it, attendiamo aggiornamenti da qui alla fine della nostra diretta che sta per iniziare con la prima parte. Abbiamo anticipato tantissime notizie importanti, vi ricordiamo che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente ogni mattina vi offre Telemia in diretta con la nostra edicola digitale, il quotidiano del Sud che ritroviamo dopo due giorni per problemi che ha avuto tra l'altro il quotidiano nel nostro nella nostra edicola digitale, oggi dunque a nostra disposizione con tutte le notizie all'interno che andiamo subito a ritrovare con le pagine tutte calabresi, ad iniziare dalla politica. C'è un'intervista importante, l'anticipavamo, quella con l'ex segretario Ernesto Magorno, senatore adesso del PD, vedete Zingaretti non va e con Oliverio si rischia di arrivare terzi. Magorno annuncia una nuova lista in vista delle prossime elezioni regionali, Partito Democratico dunque sempre più spaccato. Da segretario non potevo sconfessare il presidente, dice Ernesto Magorno, che rilascia questa intervista a Massimo Claus. E poi le reazioni: se vuole uscire dal partito non indugi a farlo, lo dice Luigi Guglielmelli, segretario provinciale di Cosenza. Guglielmelli vuole anche il congresso subito per un nuovo gruppo dirigente. E poi in consiglio doppia preferenza in aula il 15 aprile, ma occhio alla legge elettorale, molti della maggioranza premono per una riforma. Qui Orlandino Greco, noi andiamo a avanti, parliamo di ambiente, pagina numero 7, clima, coltivazioni sempre più a rischio anche in Calabria, gli agronomi, occorrerà adattarsi, vedete peschi già in fiore in Calabria, pesche a Sibari, fioritura anticipata rispetto ai tempi. Nel weekend due giorni di dibattito intanto sulla problematica a Cosenza. Un altro approfondimento: le foreste gestite reagiscono meglio. Matteucci di Isafom spiega come tutelare dai mutamenti in atto i nostri boschi. Per quanto riguarda le altre notizie, proseguiamo sempre con il quotidiano del Sud, il diario della memoria. Papà era un uomo timido e onesto, vedete oggi tutto interamente dedicato, come dicevamo prima, al commerciante Giovanni Grimaldi, ucciso insieme al fratello Giuseppe il 3 maggio del 1991 a Taurianova. Il figlio Massimo ricorda la grande semplicità di suo padre e l'orrore per quel venerdì nero che glielo ha portato
via. Qui vedete le foto, ricordo, quel giorno furono uccise 4 persone, il fratello decapitato dai killer, le rivelazioni dei pentiti e l'operazione Taurus. Lasciamo il diario della memoria, le pagine regionali Calabria che anticipano tra poco le notizie del territorio. Parliamo di servizio idrico, la Sorical rischia il fallimento, lo dicevamo anticipando i titoli di apertura. Cuccione chiede un consiglio regionale sul futuro del settore. Nel sottotitolo, i crediti vantati verso i comuni continuano ad aumentare, sono vicini ai 200 milioni, qui la seduta della commissione vigilanza. E ancora, per quanto riguarda l'agricoltura, Iole Santelli, vedete, coordinatrice regionale di Forza Italia, 5 anni dice di politiche fallimentari, l'Arsa è umiliata, dice la Santelli. Ancora, per quanto riguarda i temi dell'ambiente, niente più plastica sulle spiagge, Aieta propone alla giunta una norma ad hoc e poi partecipate, basta con i commissariamenti, ci sono perdite 10 volte superiori ai ricavi. Angelo Sposato in foto. Andiamo avanti, lo studio, pagina 11, l'economia crescerà dello 0,7% anno, sono le stime dell'osservatorio Banche e Imprese Balzo a Crotone. Tra il 2019 e il 2023 in Calabria in lieve aumento anche l'occupazione. Vedete Antonio Corvino, presidente dell'osservatorio Banche Imprese. E poi l'annuncio, 10 milioni per la stazione zoologica Anton Donner, questa è la ricerca. La nota invece a Reggio Calabria, area integrata dello stretto, i sindacati primo passo avanti, adesso lavorare sul trasporto pubblico. Ancora Catanzaro, grandi opere, Reggio potrebbe ritrovarsi un commissario, l'ipotesi, decreto sblocca cantieri, la nomina su proposta del ministro Toninelli. Parliamo di fisco, a Reggio Calabria trovati 1.261 evasori totali, la conferenza stampa di Falcomatà, quasi 5 milioni di euro mai incassati da parte del comune. Il comune di Reggio Calabria ha avviato da tempo una decisa lotta all'evasione dei tributi comunali e lo ha fatto attraverso la Hermes, società in house, incaricata tra l'altro di gestire i processi di accertamento e riscossione delle tasse e dei tributi comunali. Intanto sono stati trovati 1.261 evasori totali, questo è il dato che emerge. Adesso cambiamo decisamente argomento, all'interno sempre delle pagine regionali Calabria, sesso online, minorenne conferma, un secondo incidente probatorio è slittato al 1° aprile, a soli 12 anni avrebbe intrattenuto conversazioni a sfondo erotico con 2 uomini, vedete immagine di archivio. E poi in Parlamento, pronto il pacchetto antiviolenza, ecco le nuove misure, qui Elsa Scutella. Per quanto riguarda San Fili, nel dirupo dopo l'incidente, è cosciente, tragedia sfiorata sulla 107, in seguito allo scontro tra 2 auto, vedete il luogo dell'incidente sulla strada statale 107. Andiamo a Reggio, un encomio per i poliziotti generosi, l'annuncio del garante per l'infanzia e l'adolescenza Marziale, con Antonio Marziale in questa foto. Proseguiamo con Catanzaro, pagina 13, crolli sulla 106, arriverà un perito. Codacons, parte civile, grande assente la regione Calabria, 3 ingegneri davanti al GUP per cooperazione colposa in aula a giugno, qui un tratto della 106. Megalotto 106, il consigliere Gallo, il progetto esecutivo ancora non esiste, vedete Gianluca Gallo, da deputati e senatori nessun impegno. E poi c'è la lettera di Fabio Pugliese, i piani sul megalotto non prima dell'estate, nonostante le promesse del Ministero. L'associazione Basta Vittime scrive al ministro Toninelli. Andiamo a Vibo Valenza, sequestrato uno scuolabus, il mezzo non aveva assicurazione. Uno scuolabus che circolava senza assicurazione è stato sequestrato dai carabinieri di Vibo, la proprietà del mezzo è del comune di Cessaniti, piccolo centro della provincia di Vibo Valenza. Andiamo avanti, pagina 14, per la giudiziaria Vibo, 9 pentiti accusano i Bonavota. Preziose le rivelazioni alla DDA di Torino nell'inchiesta Carminius. La nascita delle locali nel territorio di Carmagnola e i rapporti con la casa madre. La conferenza stampa dell'operazione Carminius in questa foto è qui Andrea Mantella e Raffaele Moscato. Gioia Tauro, il porto strategicamente evocato per l'inclusione nella Via della Seta. Il consigliere regionale Nicolò lamenta il rischio isolamento. Qui una bella veduta al porto di Gioia Tauro e dunque qui l'intervento
del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicolò, che lamenta questo rischio isolamento per il porto gioiese in crisi. Catanzaro, Lega delle Cooperative alla ricerca del successore dell'assessore Robbe. Lunedì congresso regionale, si parlerà di rivoluzioni cooperative. Lega Coop Calabria celebra il suo 11° congresso regionale e si avvia all'elezione del successore della presidente regionale Angela Robbe. Dal 13 aprile dello scorso anno, ricordiamo, assessore regionale al lavoro della Regione Calabria. Siamo alla pagina di Reggio, che anticipa i temi anche di Piane e Locri. A proposito, Gioia Tauro, elezioni comunali di fine maggio, il caso Fratelli d'Italia preoccupa il centrodestra. A Siderno, Casa della Salute collaudo previsto entro dicembre 2021. E la notizia senza dubbio più importante nelle pagine Locri dei tra poco. Intanto a Palazzo San Giorgio a Reggio, politici evasori, rumore per nulla. I numeri del piano di contrasto all'evasione tributaria. Bocche cucite sui nomi, ecco i numeri. 1.261 cittadini per 4.983.000 euro. Qui Giulio Tescione e Giuseppe Falcomatà, il sindaco. Verso il dissesto, Telecom non saldata taglia la linea alle scuole, succede anche questo nella città di Reggio. Il debito del comune era di 150.000 euro, medie ed elementari senza telefoni, situazione veramente difficile. La tartaruga, inquinamento Afrodite, rischia il taglio delle pinne. Continuiamo ancora con il quotidiano del sud, la pagina della provincia, ad iniziare da Bagnara Calabra, centro del Reggino, dopo il fuoco e fuga dal porto. La marina di Porto Rosa interrompe il rapporto con il comune. La decisione della società dopo gli atti intimidatori subiti nel mese di febbraio. A febbraio gli attentati di Chiara, matrice mafiosa. Vedete qui il porto di Bagnara in foto. A Bova si fa avanti il primo candidato a sindaco, l'avvocato e scrittore Amilcare Mollica. Vuole una coalizione rispettosa di un programma. E poi ancora Bagnara, strada di Santa Barbara, tutte le novità. Intervista a Rocco Dominici, ex assessore ai lavori pubblici e geologo. L'ANAS conferma le parole del ministro Toninelli, entro 2 mesi dovrebbero partire i lavori. Siamo già alla Locride, Siderno, Casa della Salute, il collaudo della struttura entro fine 2021. Il governatore risponde all'interrogazione di Giuseppe Pedà, consigliere regionale. Tra le case della salute individuate risulta anche quella di Siderno, da realizzare attraverso la riconversione dell'ex presidio ospedaliero. E la risposta di Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, all'interrogazione presentata dal consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Pedà. Quest'ultimo, ricordiamo, qualche settimana dietro aveva portato in consiglio regionale la questione relativa alla Casa della Salute di Siderno, un'opera in cantiere da quasi 10 anni, la quale per tante vicissitudini burocratiche che hanno rallentato il percorso ancora non è stata realizzata. Vedete qui la struttura ospedaliera di Siderno. Monasterace Avis raccolte 20 sacche, notizia in breve. Invece sempre da Monasterace, ecco come ti rianimo un borgo abbandonato. Far rivivere un borgo, un modo per aumentare la vita pulsante di una comunità. E questo in sostanza l'iniziativa che è stata messa in campo da Antonio Palmiro Spanò, che si svolgerà sabato alle 16.30 presso il castello medievale di Monasterace. Invece a Caolonia il malato immaginario fa il pieno di applausi. Proseguiamo perché ci occupiamo ancora di Locride, parliamo di Brancaleone, parliamo di acqua potabile, nuove analisi. Da 15 mesi il prezioso liquido dai serbatoi comunali risulta inquinato. Conferito intanto l'affidamento diretto del servizio per 3 interventi con cadenza mensile. Non bere acqua non potabile, vedete qui a Brancaleone. L'acqua, ricordiamo, non è potabile dal dicembre del 2017. Invece a Bivongi la magia della donna dal Museo dell'Olio. Per quanto riguarda ancora Brancaleone, con i soldi delle multe i commissari finanziano gli interventi per potenziare la sicurezza stradale. Abbiamo completato con quelle che erano le notizie della Locride, siamo già alla Piana in questa parte finale di prima parte, tra poco ci occuperemo approfonditamente di Gazzetta. Gioia Tauro, nessuno parli a nome di Fratelli d'Italia, azzerati i vertici del partito dopo la presa di distanza di D'Agostino. Partito Democratico, grave la situazione finanziaria del comune, serve gente capace. Ricordiamo che a Gioia Tauro si vota a fine maggio comune commissariato.
E ancora Polistena, la cultura delle scuole contro mafie e violenze, il comprensivo Ierace c'è, con Libera per la memoria, vedete Don De Masi, Sterrantino e Cartisano in questa foto. A Rezziconi invece no alla regionalizzazione delle scuole, della scuola, i liberal democratici alzano la voce, la presidente Trinchi scrive a Bussetti, discriminazione, vedete Dora Trinchi in questa foto. Andiamo ad occuparci adesso di altre notizie, la prima arriva da pagina 23, andiamo a Gioia Tauro, Mattarella premia il Severi, la scuola vince il premio nazionale, mai più schiave, sezione scultura, il plauso della città metropolitana per il riconoscimento ricevuto al Quirinale, vedete qui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Laura Di Borrello, arte Carraia, strumento di sviluppo quando l'artigianato metteva le ali, presentato il saggio di Gregorio Vigliarolo, vedete qui l'intervento di Vigliarolo in foto, a Taurianova amministrazione alla ricerca disperata di voti in consiglio, a fondo da parte di Salvatore Leva, il commissario dell'Università, dice punta il dito sul sindaco Scionti. Invece a Palmi cantiere didattico alla Casa della Cultura, oggi la presentazione dell'intesa tra Comune e Università di Rende. Per quanto riguarda le altre notizie, lo sport è subito in primo piano, la nazionale di calcio che si sta preparando per due impegni importanti, voglio essere simbolo dell'Italia, Federico Bernardeschi, vedete il grande giocatore della Juventus che è stato grande protagonista nella sfida con l'Atletico Madrid, dopo la Juve si prende anche la nazionale azzurra, è in grande forma Federico Bernardeschi, può dare veramente una bella mano d'aiuto anche alla nazionale di Mancini. Cosenza due volti e una certezza, invece Crotone recuperi fondamentali in vista di quelle che saranno le prossime sfide decisive del campionato di Serie B. Regina necessari orgoglio e forza per battere Novellino domenica, all'Oreste Granillo arriva l'ex, una partita che la Regina non può sbagliare, quella col Catania, vedete Walter Novellino ai tempi della Regina nel 2009, Catanzaro ora serve solo serenità, qui il direttore sportivo giallorosso Pasquale lo giudice, tre sconfitte consecutive per le Aquile. Serie D Locri, tante note positive e il cuore di nuovo in campo, il pari di Cittanova ha dato molte indicazioni, qui il tecnico Quattrone ha ottenuto un bel pareggio domenica a Cittanova con la Cittanovese, abbiamo completato, era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato nella nostra rassegna stampa di oggi e non ci sono aggiornamenti per il momento sul nostro portale, la seconda parte inizia subito con Gazzetta del Sud con tutte le notizie all'interno per arrivare alle pagine regionali Calabria, sanità, politica, cronaca giudiziaria, le notizie del comprensorio con la Casa della Salute di Siderno in primo piano nelle notizie più importanti della giornata, ma iniziamo intanto con pagina 20, uccisero il reggente del clan e condannati due ex boss, vedete la giudiziaria subito da Cosenza, sentenza definitiva per Daniele Lamanne, Franco Bruzzese responsabili della morte per l'Upara Bianca di Luca Bruni a capo dell'omonima cosca di Cosenza, dovranno scontare solo 11 anni di carcere perché collaboratore, vedete il pentito Daniele Lamanne e qui l'ex boss Franco Bruzzese. Parliamo di Sorical, Sorical senza soldi, a rischio fallimento e manca il gestore unico, il settore idrico calabrese in queste ore nel caos, la drammatica situazione affrontata ieri nella riunione al Consiglio regionale, i commissari hanno fornito numeri drammatici sul mancato pagamento soprattutto delle fatture, vedete i vertici di ieri mattina sulla Sorical al Consiglio regionale, impegnatissimi per fare anche i conti sui comuni morosi, affari e sinergie del clan Santa Paola con i boss di Reggio e Gioia Tauro, le dichiarazioni di Maurizio Avolo, il pentito chiave dell'indagine sull'omicidio Scopelliti. Senza sosta, vedete qui la giunta antimafia Giuseppe Lombardo e il procuratore di Reggio Giovanni Bombardieri stanno coordinando l'indagine sull'omicidio del giudice Scopelliti. Gli emissari di Cosa Nostra Catanese in Calabria negli anni 83-84 li accompagnai agli incontri con De Stefano per i traffici di droga. E intanto rapporti raffreddati, dopo l'agguato eccellente al capo dei capi Regino, per i referenti furono anche i padrini Piromalli. Proseguiamo altre notizie per quanto riguarda sempre Gazzetta del Sud, arriviamo un attimo subito nelle pagine che riguardano Reggio per occuparci poi di quelle che sono le notizie della Tirrenica e della Ionica. Falco Matà, il sindaco di Reggio Calabria, mostreremo tutti i bilanci, dice il sindaco, annuncia un'operazione verità sulla situazione
situazione finanziaria del comune a rischio dissesto. Ho chiesto senso di responsabilità a tutte le forze politiche, c'è chi lo ha recepito e chi no. Di sicuro noi non abbiamo aumentato il debito dell'ente, anzi siamo riusciti a ridurlo. Vedete qui fiducioso, il sindaco Falcomata attende alla decisione del governo, ma annuncia in ogni caso un'operazione verità sui conti di Palazzo San Giorgio. E ancora le imprese sostengono il municipio, tavolo tecnico alla Camera di Commercio, vogliamo evitare che l'economia venga ancora penalizzata nella città di Reggio Calabria. Insospettabili e politici tra gli evasori totali della Tari, la Hermes con un lavoro certosino ha scovato 1.261 invisibili, scatta intanto il recupero di 5 milioni di euro. Tra il 2018 e il 2019 ben 527 multe per abbandono di rifiuti. Qui l'amministratore della società Giulio Tescione della Hermes. Continuiamo ancora con Gazzetta del Sud e sempre alla pagina di Reggio, la Cossel chiude i battenti, licenzia 17 lavoratori. Il 31 marzo le attività di assistenza ai disabili mentali saranno sospese. Qui la protesta, vedete il personale della cooperativa Cossel davanti alla sede della direzione generale dell'ASPI di Reggio Calabria. Sit-in davanti all'ASPI, stipendi arretrati non pagati. E ancora l'accordo sullo stretto, buon punto di partenza, Filt, CGL, CISL e UIL, trasporti prudenti, intanto qui aria integrata dello stretto, la sfida della mobilità del futuro. Delfino, i veri poveri regini sono residenti in via Filemon, al Circolo Reggio Sud si è discusso di reddito di cittadinanza. Invece sempre a Reggio al via altri sgomberi nell'ex polveriera, sarà demolita anche la scuderia. Proseguiamo, andiamo velocemente avanti in questa parte finale per quanto riguarda Gazzetta del Sud, arriviamo direttamente alle pagine della Tirrenica. Palmi, si infiamma il dibattito sulla tassa di soggiorno. Dopo albergatori e gestori di B&B interviene la maggioranza. Galletta, turismo in crisi per i vincoli e l'incuria. Qui Belvedere di Motta, la città di Palmi, vanta diverse attrattive turistiche. Invece a fianco no alla revoca della patente e a sorvegliato speciale, importante decisione del TAR di Reggio che entra nel merito del provvedimento della prefettura nei confronti di soggetti sottoposti a Palma misura di sicurezza o di prevenzione che si sono visti revocare la patente con il diniego a poterla nuovamente conseguire. A seminare Arfuso all'associazione Sarò al vostro fianco, seminare a tutte le donne per la festa della Madonna. Il sindaco dimissionario non esclude di ripensarci, ma serve, dice il primo cittadino, un cambiamento. Palmi, una giornata tra impegno e protesta, domani mattina a Palmi l'iniziativa nazionale di Libera contro la mafia. In serata si terrà la marcia silenziosa di protesta per l'ospedale della Piana. Qui Antonio Ruoppolo, promotore della marcia silenziosa di protesta pro ospedale. A Polistena la giunta a Catanzaro per combattere l'Andrangheta, invece a Taurianova un progetto lettura per avvicinarsi ai libri al Monteleone Pascoli. L'autore Michele D'Ignazio ha incontrato gli alunni delle classi terze B e C. Vedete progetto lettura agli alunni della Monteleone Pascoli con D'Ignazio. Invece a Polistena l'agenda rossa di Borsellino all'ITIS. Ospite dei caffè letterari il fratello del giudice ucciso, Salvatore, alle 21.30 nell'auditorium Urlando Furiosa dell'attrice Rita Pelusio, dunque per questa iniziativa. Proseguiamo perché ci occupiamo di pagina 27 a Gioia Tauro, frattura con i sindacati, i lavoratori fondano un comitato. I dipendenti del terminalista non tesserati, il 60% del totale, chiedono di essere convocati ai tavoli ministeriali. Alcuni imprenditori regina hanno presentato un'offerta per acquistare quote di MCT. Vedete Luciano Mangione, uno dei promotori del comitato. Gioia Tauro, sul nome di D'Agostino si spacca Fratelli d'Italia, prossimo voto nella Piana tra i comuni più importanti, quello di Gioia Tauro, no di Bagalà, il coordinatore Rapani lo smentisce, verso l'elezione a Gioia vedete qui Ernesto Rapani, coordinatore regionale, Vincenzo Bagalà, commissario a Gioia. Alcune notizie in breve, la prima arriva da Rizziconi, convegno sul bullismo dei Lions alla Casella, invece da noi a giornata dell'acqua, incontro a scuola. Proseguiamo, quel mezzo milione che faceva gola ai clan, Gioia Tauro, i verbali
del pentito Trunfio, la giudiziaria, tutta a caccia del bottino di una rapina in abitazione compiuta nel 2010-2011. Francesco Trunfio, collaboratore di giustizia. Gioia Tauro, anche il Partito Democratico pronto a scendere in campo, appello alle forze politiche del commissario del circolo Giovanni Puccio. Dopo l'incontro con Repucci, il dato più preoccupante è la situazione finanziaria in cui versa il comune. Maltrattamenti, assolto dopo 8 anni un 41enne di Gioia Tauro che era stato denunciato dall'ex moglie. Le accuse erano dovute alla difficile separazione, i figli vivono con lui. Andiamo ad occuparci subito ancora di Gazzetta, pagina 28, con la Ionica. Montebello, Masella, dichiarata la guerra dell'acqua, non pagheremo più un euro a Sorical. Il comune ha chiesto all'ASP una completa analisi della fornitura idrica. La contaminazione da arsenico da 6 anni penalizza i residenti. Vedete qui nella popolosa contrada, residenti costretti a non usare l'acqua del rubinetto per scopi alimentari. Don Benvenuto Malara, nominato canonico tra i suoi parrocchiani. La cerimonia a Melito, il nuovo prestigioso incarico al capitolo metropolitano conferito da Monsignor Morosini. E ancora processione di San Giuseppe annullata causa fogna. Doveva svolgersi ieri nel Rio Nannà, ma era materialmente impossibile. I festeggiamenti sono stati rimandati a domenica prossima. Vedete via nazionale la strada disastrata e lo sversamento fognario con cattivi odori. La venerazione di Monsignor Giuseppe Cognata, siamo a Bova, l'atto papale, primo passo per la canonizzazione dell'indimenticato vescovo. La cerimonia con le sue suore salesiane, il sindaco Casile, gli intitoleremo, dice il primo cittadino, una strada. Vedete i partecipanti, il sindaco Casile, Don Cameroni e le suore salesiane. E ancora la scuola lancia un invito al settore agroalimentare a 2 giorni con il mercato internazionale. Siamo nella parte finale, prima le brevi, Monasterace, la musica di Cavallaro al Museo Archeologico di Monasterace. Invece Antonimina Siderno, provvedimento del GIP per Filippone Romanello a Locri, convegno del Lions su Nosside e Pitagora. E sempre a Locri, educare con lo sport, il Lions incontra il Lecconi. Andiamo avanti, andiamo subito ad Ardore, vedete, grande risultato della raccolta differenziata ad Ardore, raggiunto grazie alla disciplina dei residenti. Ardore differenziata record, la percentuale più alta, la commissaria rende merito alla battaglia del dimissionario sindaco Grenci, superato il 75%, prima in provincia e 15ª in Calabria. Vivere in un paese pulito significa anche valorizzare e preservare i tesori che esso possiede. Complimenti ai residenti di Ardore per questo ottimo risultato con la differenziata, veramente un bel traguardo. Il faro delle leggende di Capo Sfartimento, Palizzi, una visita di grande fascino. Dal lontano 1867 la sua luce orienta i naviganti sul Eraclum. E ancora vedete qui, chiesta alla regione l'acqua del Menta a Palizzi, determinazione del Consiglio Comunale. Cinzia Dato e Francesca Murdaca, da Antonimina alla Carnegie Hall, per le due pianiste maestre allieva, il palcoscenico più prestigioso. Siamo nella pagina finale della Ionica. Roccella, illustre fisico, dirigerà i corsi di Scolea a Roccella. Sempre a Roccella, banda della Metro City, debutto entusiasmante all'auditorium comunale. Grande successo degli orchestrali della Reale Accademia di Gerace. Cassa della Salute di Siderno, lo dicevamo, una delle notizie più importanti riportate dai quotidiani quest'oggi, Spiraglio sarà terminata nel 2021. Siderno, regione e azienda sanitaria starebbero sbloccando l'iter. Vedete l'ex ospedale, la sua entrata in funzione come Cassa della Salute potrà decongestionare l'ospedale di Locri. La giunta ha risposto così al consigliere Giuseppe Pedà di Forza Italia. A breve dovrebbe partire l'appalto per il progetto esecutivo. Intanto il consigliere regionale di Forza Italia Pedà, autore qui di un'interrogazione sull'ex ospedale sidernese. Proseguiamo perché andiamo avanti ancora con le altre notizie. Caulogna differenziata in dirittura d'arrivo, novità importanti per quanto riguarda la differenziata a Caulogna, pronta la gara per l'affidamento del servizio porta a porta. Il sindaco Belcastro, illustreremo a breve il nuovo sistema
certa della collaborazione dei cittadini. Raccolta differenziata dei rifiuti, in dirittura d'arrivo dunque anche a Caulogna. Dopo averlo preannunciato qualche tempo addietro, il sindaco Caterina Belcastro ne ha dato conferma. È stata infatti completata da parte della stazione unica appaltante della Metrocity la procedura di gara che era stata avviata nel settembre dello scorso anno relativa all'affidamento del servizio. Il porta a porta potrebbe essere attuato grazie alla determina dirigenziale pubblicata ieri all'albo pretorio dell'ente. Dunque presto anche Caulogna si doterà della differenziata. Non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda Gazzetta del Sud, per cui ci fermiamo qui con quella che era la rassegna stampa di oggi. Abbiamo parlato di calcio, l'impegno della nazionale di calcio con Bernardeschi in grande salute e tutti gli altri convocati che Mancini ha dunque a disposizione per le prossime due sfide importanti della nostra nazionale di calcio con il campionato di Serie A che sarà fermo domenica per dare spazio dunque alla nazionale. Scenderanno in campo regolarmente le squadre calabresi oggi per tante formazioni, partitelle in famiglia con la preparazione che prosegue in vista dei prossimi impegni che sono gli ultimi in questo rush finale di campionato. 13:30 il nostro TG News per tutti i fatti della giornata con i nostri servizi. Vi ricordiamo che la rassegna stampa ritornerà puntualmente domani per una nuova edizione della nostra edicola digitale. Grazie per averci preferito sia sul canale 85 per tutta la Calabria che anche in diretta Facebook per tutto il mondo. A tutti voi una serena e felice giornata. Arrivederci.